Uè ragazzi, bentornati. Oggi l'Epic Games ha preso provvedimenti per quelle che sono e saranno le nostre wargames future. In poche parole cosa succederà? Ve lo spiego molto brevemente. Ehi, amici di Fortnite, volevamo avvertire tutti riguardo alcune modifiche che apporteremo ai wargames e alla modalità resistenza. Iniziamo. Wargames e resistenza sono qui per restare, nella prossima stagione e in quelle successive, come modalità permanenti. Ora che il sipario sta calando sulla stagione 9, vorremmo intervenire su alcuni dei problemi con le ricompense di wargames e resistenza. Perciò la modalità Endurance e le semplici Wargames. Con l'avvio della prossima stagione, le ricompense e missioni per i Wargames saranno ridotte, in modo da scoraggiare i giocatori che si assentano per riceverle, perciò per quelli FK. I biglietti stagione non saranno più offerti come ricompensa per gli incarichi giornalieri, e né per le ricompense e missioni dei Wargames. Per compensare questa modifica, gli incarichi giornalieri dei Wargames ora avranno ricompense specifiche per Pietralegno, Tavolaccia, Vallarguta e Montespago. Inoltre la sfida Sciame d'Abietti verrà rimossa, dato che era troppo facile da manipolare con un'assenza. Quindi raga, buildate tette antistreghe ovunque, perché la rimozione di Sciame di Abietti significa che ovviamente non ci sarà più questa modalità. Gli incarichi giornalieri Wargames di Pietralegno forniranno ricompense oro aggiuntive. Gli incarichi giornalieri Wargames di Tavolaccia forniranno ricompense oro e materiali per evoluzione, quindi gocce di pioggia, fulmini in bottiglia, eccetera eccetera. Gli incarichi giornalieri Wargames di Vallarguta forniranno ricompense oro e rivantaggi. Gli incarichi giornalieri Wargames Montespago forniranno ricompense oro e una selezione degli stravantaggi epici o leggendari. Attenzione però, stanno riducendo anche le ricompense nelle ondate iniziali della resistenza. Le ondate iniziali sono più facili da affrontare, dato che la sfida resistenza aumenta con l'avanzare delle ondate. Vogliamo riservare ricompense migliori ai giocatori che si mettono davvero alla prova per superare le ondate maggiori. Siamo entusiasti di vedere i giocatori completare la modalità resistenza e le varie simulazioni e sfide dei Wargames, sperimentando con nuovi layout delle trappole e condividendo i loro commenti e i loro forti con la loro community. Ci auguriamo che queste modifiche a Wargames e resistenza avranno effetti positivi all'economia del gioco. Che dire raga, allora sicuramente qualcosa andava fatto per le Wargames FK, sicuramente non mi aspettavo che rimuovevano Sciame di Abietti, ma rimuovendolo non mi aspettavo che diminuissero le ricompense. Hanno detto che rimuoveranno le ricompense dei biglietti eccetera eccetera, perciò avremo missioni da affrontare giornalmente che ci ripagheranno con i nostri materiali. Però bisogna vedere quanto ci ripagheranno, ne varrà la pena stare FK ancora? Sicuramente nei periodi morti dove non possiamo giocare, sì. Però allo stesso tempo dobbiamo cercare di buildare tutto veramente correttamente per appunto quelle che saranno le streghe e gli smasher. In sostanza non cambierà particolarmente nulla, cioè alla fine le semplici wargames sono davvero davvero semplici e comunque la modalità endurance premierà una volta che si aumenterà il livello. Le prime ondate non pagheranno più tanto, in modo da scoraggiare appunto l'assenza anche nell'endurance, perché raga su Reddit è pieno di gente che comunque sta FK nell'endurance per farmare anche lì. In sostanza andava bene farlo, però la Epic ha preso i loro provvedimenti. Che dire, io spero che il video vi sia tornato utile, mi raccomando sistematevi la vostra base raga ovunque e spero di sapere al più presto cosa ne pensate, perché è veramente un cambiamento che nessuno si aspettava. Spero che il video vi sia tornato utile. L'hype per la stagione nuova è a 1000, purtroppo non abbiamo ancora nessuno spoiler raga, eppure ve li darei tutti. Bella bella.